Buongiorno ragazze, oggi voglio registrare un video un po' diverso dal solito, ovvero una beauty routine mattutina, però sotto forma di vlog. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questa tipologia di video vi può piacere. Detto questo, io sono sveglia ormai da un'oretta circa, però sono ancora completamente struccata, non ho fatto nessun tipo di skincare proprio perché voglio farlo insieme a voi. Quindi adesso andiamo in bagno e iniziamo la beauty routine mattutina. Tra l'altro, come potete notare, stamattina sto facendo le cose con molta calma perché non ho ancora aperto le finestre, le ante in cabina armadio e in camera da letto, ma in realtà anche perché fa molto caldo, quindi con le ante chiuse le stanze restano anche un pochettino più fresche. Comunque, eccoci in bagno. Adesso vado a selezionare tutti i prodotti che voglio utilizzare questa mattina per prendermi cura della mia pelle. Sono andata a pescare questi due prodotti nella cassettiera dove ci sono tutte le novità da provare e oggi sono curiosa di provare questi nuovi due prodotti oltre a quelli che utilizzo solitamente. Come prima cosa vado a lavarmi ovviamente il viso e utilizzo questo detergente in gel Glow Tonic, quindi un detergente illuminante di Pixi. In realtà fino a ieri praticamente utilizzavo un altro detergente sempre di Pixi e utilizzavo questo che è un detergente super purificante che tra l'altro è quasi finito, quindi sicuramente ancora un paio di settimane, non di più, poi sarà da cestinare. Però stamattina voglio provare qualcosa di nuovo, quindi andiamo con questo illuminante. Poi passo al tonico e vado ad utilizzare questo di Pixi, è un tonico alle rose, che come potete notare anche questo è praticamente quasi alla fine perché lo utilizzo tutti i giorni, sia la mattina che la sera. La sera lo utilizzo dopo essermi struccata per andare a rimuovere anche gli ultimi residui di make-up, mentre la mattina lo utilizzo come sto facendo adesso, ovvero dopo essermi lavata il viso. Un paio di volte a settimana vado a fare anche uno scrub dopo aver applicato il tonico e solitamente utilizzo questo, però visto che l'ho fatto l'altro giorno, oggi non andrò a farlo. E quindi passo al siero. Da un paio di settimane sto utilizzando questo di Bioderm Aqua Bounce, è un super concentrato con acido ialuronico. Questo è perfetto per andare ad idratare la pelle perché anche in estate ovviamente bisogna idratarla. Utilizzo circa due pump, lo vado semplicemente a scaldare tra le dita e poi lo vado ad applicare sul viso. Essendo un siero super concentrato, ho notato che la mia pelle, oltre ad essere più idratata, è anche molto più compatta ed elastica, e questo devo dire che l'ha notato anche a sé, stranamente. Quindi, per averlo notato un uomo, devo dire che è davvero un'ottima cosa. Questo è un prodotto che applico anche sulla zona del contorno occhi e vado a picchiettare e lo utilizzo sia la mattina che la sera. Passiamo a uno degli step che più amo in estate, ovvero l'utilizzo di una maschera in tessuto. Qualche mese fa ho trovato da OVS questa linea di maschere coreane, ne ho prese diverse. Oggi voglio provare questa, tra l'altro a forma di panda, quindi immagino che la maschera di per sé sia proprio con il musino del panda. Questa è una maschera super rinfrescante con la mela, quindi adesso vado a provarla. Non ho mai provato questo brand, Made in Korea, e il brand è Jin Yu. Questo qua. Qui dicono di bagnare il viso, applicare la maschera, tenerla in posa una ventina di minuti, rimuoverla e poi andare a massaggiare il prodotto in eccesso. È super imbevuta di prodotto e come potete notare c'è proprio il musino del panda con tanto di orecchiette. Loro in questo si superano sempre, fanno di quelle cose davvero super. Comunque la vado ad applicare e adoro utilizzare. Aspettate che
prima me la metto per bene. Conciata così potreste anche non prendermi troppo sul serio. Comunque vi dicevo, adoro utilizzare questo tipo di maschere in estate quando fa molto caldo, proprio perché sono super rinfrescanti, cosa che invece non amo fare in inverno, perché sono davvero molto molto fredde e in inverno mi gelo. Quindi in inverno preferisco utilizzare le maschere in crema, mentre in estate prediligo queste in tessuto, proprio perché danno quella sensazione di freschezza immediata. Adesso vado a mettere il timer, quindi andiamo su timer e facciamo 20 minuti, quindi noi ci vediamo dopo. Sono passati più di 20 minuti, circa 25 minuti, e la maschera non è ancora completamente asciutta. Sento ancora il viso bagnato, se tocco la maschera comunque è ancora molto imbevuta di prodotto, quindi ho deciso di lasciarla in posa altri 10-15 minuti, poi vado a rimuoverla e massaggiare il prodotto in eccesso, perché mi spiace toglierla adesso in quanto sento che è ancora bella bagnata di prodotto e quindi voglio sfruttarla appieno. Ok, adesso direi che è arrivato il momento di rimuoverla. Quindi vado a toglierla tutta, è ancora un pochettino umida in realtà, però l'ho tenuta in posa praticamente 40 minuti. Adesso vado a massaggiare il prodotto come consigliano, ma in realtà è una cosa che faccio sempre quando utilizzo qualsiasi maschera in tessuto e porto il prodotto anche sul collo, perché non dobbiamo dimenticarci del collo. Fatto questo vado a rilavarmi i denti, visto che ho fatto colazione. Adesso passiamo al make up. Voglio realizzare una base molto luminosa e per questo motivo vado a mixare il fondotinta e una base illuminante. Tra l'altro questa base ha anche un profumo buonissimo, perché la base illuminante che ho utilizzato di L'Oreal ha un profumo di anguria che, ragazzi, è davvero super buono, e infatti ho proprio questa base super profumata sul viso. Questa è la base illuminante che ho utilizzato. Anche per quanto riguarda il correttore, vado ad utilizzare un correttore illuminante di Benefit. Passo alle sopracciglia e vado a riempirle con il Cabrao di Benefit. Fatto questo, passo alla cipria e voglio provare ad utilizzare oggi per la prima volta questa di MAC. Ve l'ho già fatta vedere in un video spacchettamento, che se ancora non l'avete visto e siete curiose ve lo lascio qui nelle schede. Guardate, è una cipria iridescente con dei micro glitter al suo interno e ne vado a rilevare davvero pochissima e l'applico su tutto il viso. Non so se dalla fotocamera si riesce a percepire, ma è davvero molto luminosa, sembra quasi di aver già applicato l'illuminante e mi piace molto l'effetto che dà alla pelle, proprio perché in estate mi piace avere questa base super luminosa. Adesso vado a fare un po' di contouring e utilizzo anche oggi per la prima volta questo bronzer di MAC della collezione in edizione limitata Electric Wonder, che è davvero spettacolare, il pack è bellissimo e poi i prodotti sembrano davvero molto validi. Questo è il bronzer completamente opaco e dai colori caldi che io preferisco. Devo dire che è super scrivente, non so se dalla telecamera si capisce, però ho preso davvero pochissimo prodotto eppure il bronzer si nota, quindi davvero serve una piccolissima quantità di prodotto. Adesso passo agli occhi e ando a realizzare un trucco comunque molto, molto semplice, un trucco da giorno, quindi leggero, utilizzando questa palette, sempre di MAC, sempre della stessa collezione. È una palette di 12 ombretti sui toni freddi. Io preferisco gli ombretti sui toni caldi, però la voglio provare lo stesso perché mi incuriosisce. Ci sono quasi tutti ombretti satinati, a parte 4 che sono opachi. Io andrò ad utilizzare sicuramente un ombretto opaco e poi un ombretto satinato. E per applicarlo vado ad utilizzare il pennello della collezione. Prelevo questo color champagne e lo vado ad applicare sulla palpebra. Anche se io, ad essere onesta, preferisco applicare gli ombretti satinati con il dito e quindi così faccio. Infatti è decisamente più pigmentato in questo modo. Riprendo il pennello e vado a prendere il marrone opaco e lo vado ad applicare alla fine dell'occhio, portandolo un pochettino anche al centro della palpebra per dare profondità allo sguardo, e poi lo vado a sfumare per bene perché comunque voglio un trucco molto leggero.
Sono andata a recuperare un pennello da sfumature, vado a sfumare per bene i due ombretti e poi passo all'eyeliner e al mascara che probabilmente farò off camera perché faccio fatica in questo modo. Eyeliner messo, ho acceso la luce perché così riesco a vedere un attimino meglio. Vado a mettere il mascara prima nelle ciglia inferiori e poi nelle ciglia superiori. Adesso vado a completare il trucco del viso con un blush in crema e come ultimo step passo le labbra e vado ad utilizzare il rossetto sempre della MAC della stessa collezione perché mi hanno mandato proprio questa edizione limitata e quindi ero curiosa di provarla insieme a voi. Il rossetto che vado ad utilizzare è il The Naturalist, quindi il rossetto nude, che tra l'altro ha anche un profumo di caramella buonissimo. È super cremoso. E anche il trucco è completato. Adesso sono ancora in pigiama, come potete notare. Quindi vado a prepararmi, vado a cambiarmi profumo e sono pronta per uscire. Adesso direi di sistemare il bagno perché è totalmente in disordine. Ci sono trucchi ovunque e non mi va di uscire di casa e lasciarlo così disordinato. Questa è la situazione attuale. Ogni volta che mi trucco faccio un casino pazzesco. In realtà faccio più casino quando mi trucco filmando. Però adesso vado a sistemare per bene tutto perché mi piace lasciare la casa quando vado via ordinata. Io ragazze spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta, questa beauty morning routine in stile vlog. Se è stato così, spolliciate, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Un bacione!